Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come rimuovere lo sfondo di un video qualora non ci fosse possibile usare Keylight, ossia quello per il green screen. Come vedete qui ci sono vari colori. Se noi andassimo a usare appunto Keylight non verrebbe selezionato bene. Quindi la funzione che andremo a vedere oggi è appunto questa qui, ossia il pennello a rotoscopio. Cosa dobbiamo fare? Ci basterà cliccare due volte sulla sequenza, si aprirà il livello del nostro filmato, selezioniamo qui strumento pennello a rotoscopio e come vedete ci dà questo cursore. Tenendo premuto Command della tastiera e spostandoci verso destra andiamo ad allargare il pennello e viceversa se ci spostiamo a sinistra lo andiamo a rimpicciolire. Ora per fare il grosso io direi di tenerlo più o meno a questa misura e andiamo a selezionare il contorno della nostra persona. Come potete vedere qui vi dà mancata corrispondenza frequenza fotogrammi. Cosa vuol dire? Che la nostra composizione è impostata a 25 fotogrammi per secondo mentre il video è a 23,976. La cosa è molto semplice, basterà fare il tasto destro su composizione, andiamo a impostazioni composizione e andiamo a modificare frequenza fotogrammi e la portiamo appunto a 23,976. Ok, come vedete la stringa d'errore è scomparsa. Quindi torniamo a selezionare il nostro rotoscopio e andiamo a finire di fare la nostra selezione. In questo modo. Ora andiamo a zoomare e andiamo a vedere i punti. Tipo questo qua, vedete che non l'ha preso bene, quindi torniamo a selezionare, riduciamo il pennello e andiamo a dirgli di prenderci anche questa parte. Andiamo a vedere in giro se tutto va bene e insomma l'operazione da fare è questa, andare a selezionare il meglio possibile la nostra immagine. Volendo possiamo anche usare qua sotto, vedete in questo caso abbiamo selezionato, vedete ci fa vedere quello che abbiamo selezionato e tutto il resto ce lo dà, tipo una maschera di livello in rosso oppure ci dà il bianco sul nero oppure normale. Diciamo che se uno vuole vedere bene o male come viene finito, questa è l'opzione ideale. Dopodiché, una volta che abbiamo comunque verificato che tutto sia selezionato correttamente, andiamo a fare la parte più brigosa e noiosa. Allora, innanzitutto vedete qui questa parte più scura. Dobbiamo portarla fino alla fine della nostra sequenza. In questo caso la mia arriva a 5 secondi, poco più, in modo che così ci calcola tutta la sequenza, altrimenti vi calcolerebbe solo parte, cioè tipo era fin qua, vi calcola solo alla fine di questa selezione, quindi noi la portiamo fino alla fine della nostra sequenza. Poi i casi sono due: o andiamo avanti fotogramma per fotogramma e visualizziamo che il nostro contorno non cambi, vedete in questo caso qui ad esempio si è spostato leggermente, quindi andiamo a modificare, perfetto. Oppure se lo sfondo è abbastanza semplice, non molto complesso, possiamo fare direttamente play e lui pian piano ci calcolerà tutti i movimenti, però vedete già qui inizia a avere dei problemi, qui che ha aperto il braccio. Comunque non è un guaio, ci basterà fare stop, torniamo indietro e andiamo a sistemare. In questo caso vedete qui ha aperto il braccio, quindi questa parte andrebbe tolta. Quindi selezioniamo il nostro rotoscopio, tenendo premuto Alt, come vedete diventa rosso, così è verde aggiunge, così è rosso e toglie. Prima vado a rimpicciolire un po' il pennello, quindi tengo premuto Alt nella tastiera e vado a selezionare questa parte
in modo che me la tolga. Perfetto. Poi mando un po' avanti. Ecco qui, perdeva questa selezione, quindi vado a riselezionare tutto. Perfetto, andiamo a selezionare la mano. Qui mi è tornato a prendere questo. Insomma, questa è la parte un po' più brigosa. Però del resto, questo è. Ok, adesso io ho fatto solo una qualche fotogramma d'esempio. Comunque, una volta che avete finito tutto il vostro filmato, non vi basterà altro che andare a tornare sulla vostra composizione e, come vedete, vi ha tolto completamente lo sfondo. Ora, volendo, si può andare ad aggiungere un altro sfondo. Ad esempio, io vado a importare questo. Adesso io ne ho preso uno a casa, lo andiamo a mettere sotto e, come vedete, questo è il nostro risultato. Siamo andati a eliminare lo sfondo e ne abbiamo messo un altro. Per andare a sistemare meglio, adesso le luci sono anche diverse, bisognerebbe andare a correggere le luci dello sfondo, eccetera, cosa che, insomma, tramite curve o tramite colori si riesce a fare. Comunque non ve lo sto a spiegare in questo tutorial, altrimenti diventerebbe troppo lungo. Comunque in altri tutorial spiego anche le correzioni dei colori. Comunque, dicevo, per andare a modificare magari meglio i bordi, possiamo tornare su il nostro video, controllo effetti, vedete qui possiamo andare a sfumare di più i nostri bordi. Come possiamo andarlo a spostare i bordi di selezione? Vedete, adesso io sto esagerando, ma è solo per farvi vedere. Vedete, in questo caso ve la allarga di più. In questo, e se andiamo in negativo, ovviamente ristringerà la vostra selezione. E poi si può andare a ridurre un po' il brusio della selezione. Comunque, giocando su questo e sui colori, adesso io faccio, magari ve lo faccio vedere velocizzato. Ecco, insomma, già così ha cambiato un po' aspetto. E come vedete, questo è il nostro video. Ora non l'ho fatto tutto, infatti qua, come vedete, c'è ancora un pezzo di sfondo. Comunque, questo è quanto per quanto riguarda appunto il pennello rotoscopio, ossia come togliere lo sfondo. Grazie per avermi seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like al video se vi è piaciuto, commentate e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!